Oggi allora iniziamo la quinta sezione dell'Evangelo di Marco. La quinta e la sesta sezione, quindi le due ultime sezioni dell'Evangelo di Marco, si svolgono a Gerusalemme e si svolgono in una sola settimana. I cui giorni sono contati, c'è il primo giorno, poi l'indomani, poi l'indomani, poi ci salta tre giorni e poi ci sono i giorni della passione e risurrezione, quindi due blocchi di tre giorni praticamente che formano queste due sezioni. I capitoli 11 a 13 formano i tre primi giorni, i capitoli 14 a 16 sono gli ultimi tre. Abbiamo visto ieri la struttura di questa sezione, vi ho detto che ricordava quella della seconda sezione con questa struttura a trampolino, come la chiamo, e non soltanto c'è questo elemento che ricorda la seconda sezione, ma anche il fatto che qui Gesù di nuovo propone delle parabole, come anche l'aveva fatto nel capitolo 4. Quindi c'è una corrispondenza tra queste due sezioni, il che sembra voler dire che qui Marco ci invita a rileggere alla luce dell'annuncio della passione e risurrezione di Gesù, che è al cuore dell'Evangelo, quello che si leggeva nella seconda sezione, cioè il tempo è compiuto. No, il regno si è avvicinato, scusate, il regno si è avvicinato, che era la seconda parola pronunciata da Gesù al capitolo 1, versetto 14. Allora, c'erano le parabole del regno e qui si tratta di vedere come viene questo regno alla luce dell'evento degli annunci della passione e risurrezione. Allora, questa sezione, abbiamo prima la prima metà di questa sezione, i capitoli 11 e 12, che hanno una introduzione, poi l'episodio del fico secco che incastra la purificazione del Tempio, poi dei dibattiti e delle controversie che finiscono alla fine del capitolo 12 con il piccolo episodio della vedova, dell'obolo della vedova. È un bellissimo insieme sul quale ci fermiamo ora. Innanzitutto Gesù arriva a Gerusalemme e quindi questo funziona come introduzione a tutta la sezione, i primi 11 versetti del capitolo 11. Quando furono vicini a Gerusalemme verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qua. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Risponderete: il Signore ne ha bisogno. Ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada. Lo slegarono. Allora dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore,
benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Ecco, spesso si parla dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, ma in realtà forse non è esattamente il termine giusto. È più giusto intitolarlo ingresso messianico, come lo fa adesso la Bibbia della Cena. Dunque Gesù è salito da Gerusalemme, da Gerico, e sta arrivando a Gerusalemme. Voi che siete state lì avete presente forse ancora questo panorama da Gerico, in cui siamo a 300 metri sotto il livello del mare. Si sale a 800 metri, l'altezza più o meno di Gerusalemme, e si arriva dietro il Monte degli Ulivi, quindi finché non si è arrivata in cima non si vede Gerusalemme praticamente. Ora, la strada che saliva verso Gerusalemme da Gerico arriva a metà tra Betania e Betfage, perché arriva là dove c'è ancora, cioè dove c'è il piccolo santuario dei Francescani, che sta tra i due villaggi, e la strada arrivava lì. Quindi a sinistra c'era Betania e poi davanti a destra c'era Betfage. Quindi di per sé la geografia che riferisce Marco corrisponde abbastanza alla realtà. In realtà non si sa dove stava quel famoso puledro che Gesù sequestrerà, se posso dire, se stava a Betania o se stava a Betfage. Comunque poco importa, l'importante è che lui sceglie come montatura per entrare a Gerusalemme, o almeno per scendere il Monte degli Ulivi, un puledro, cioè un asino, un asinello, sul quale nessuno era mai salito, e questo probabilmente è per dire l'onore che va verso Gesù. Si deve utilizzare un animale che nessuno ha mai montato, perché Gesù è un personaggio particolare. Soltanto che, indipendentemente dalla capacità di Gesù di conoscere tutto quello che avviene, di dirlo in anticipo, cosa ci ritroveremo al capitolo 14, quando si tratterà di preparare l'ultima cena, anche lì Gesù saprà che c'è un uomo che porta un'anfora, seguitelo, vi mostrerà una, cioè una cosa impossibile. E questo è interessante perché vuol dire che queste due sezioni cominciano più o meno allo stesso modo, come per dire che si chiamano l'uno all'altro. Cioè la prima sezione prepara la seconda, quella che è l'ultima dell'Evangelo, e forse si può dire allora, a partire da questo, che quella sezione, quella quinta sezione che leggiamo, è l'anticipazione o il commento anticipato di quello che avverrà nell'ultima sezione, che non avrà nessun commento, sarà soltanto un racconto degli eventi della passione, morte e poi l'annuncio della resurrezione, senza nessun commento, che è comunque un po' strano perché si rimane un po' sulla nostra fame. Che cosa significa tutto quello che è venuto nella passione? E probabilmente appunto in questa sezione che leggiamo ora, che Marco indica il significato profondo degli eventi che succederanno negli tre ultimi giorni. Allora, senza fermarmi su tutti gli elementi di questo episodio, perché ci sono molte cose ricche, vorrei sottolineare questa faccenda del puledro, dell'asino. Perché questo asino
non è semplicemente la montatura che Gesù sceglie, cioè è un asino che è ricco di significati. Anzitutto, appunto, Gesù dice di portargli questo asino e quindi sceglie di entrare a Gerusalemme su questo asino, e questo evoca la profezia del profeta Zaccaria al capitolo 9, versetto 9 e 10. Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. C'è in questa traduzione che vi ho letto del libro di Zaccaria una scelta in cui hanno seguito il testo ebraico, salvo per una parola, in cui hanno scelto il testo greco. Perché il testo ebraico dice, a proposito di questo re che viene, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e salvato. Allora, evidentemente è un po' strano tutta questa espressione, egli è giusto e salvato. E quindi la traduzione greca ha cambiato e ha detto egli è giusto e vittorioso. Cioè, viene il re, forzatamente, un re è un re di vittoria. Però credo che sia molto significativo che il testo di Zaccaria dica che quel re che viene è un re che viene e che è salvato. Adesso nel commento le cose si spiegheranno man mano. Prima di tutto, questo re che viene, secondo Zaccaria, viene su l'asino. Allora, non è la montatura dei re, perché i re cavalcano i cavalli, e difatti questo Messia farà sparire il carro di guerra e il cavallo da Gerusalemme. Ora, se ripercorriamo la storia di Israele, vediamo che Davide, quando è stato fatto re, cavalcava un mulo, un puledro, cioè comunque non un cavallo. Non c'era il cavallo ancora in Israele al tempo di Davide. E quindi c'era il suo mulo, e su questo animale che lui andava a cavalcare. Ancora il figlio di Davide, Salomone, al momento in cui sarà consacrato re, Davide dice: prendete la mia mula, prendete Salomone, andatelo a ungerlo alla sorgente del Gicon e poi mettetelo sulla mia mula e proclamate: ecco il re di Israele. Quindi ancora Salomone è un re che cavalca un asino. Poi il testo questo lo trovate nel primo libro dei re, al capitolo 1, versetto 33. In seguito, il libro dei re, il primo libro dei re, al capitolo 10, versetto 28, ci dice che Salomone fu colui che importò il cavallo in Israele. Primo libro dei re, capitolo 10, versetto 28.
Salomone radunò carri e cavalli, aveva 1400 carri e 12.000 cavalli da sella, distribuito nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Il re fece sì che a Gerusalemme l'argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto comune quanto sicomori che crescono nella Sefela. I cavalli di Salomone provenivano da Musri e da Cue. I mercanti del re li compravano in Cue. Un carro importato da Musri costava 600 sicli d'argento, un cavallo 150. In tal modo ne importavano per fornirli a tutti i re degli Ititi e ai re di Aram. Cioè, vedete questa piccola notazione, un'indicazione che Salomone è colui che ha importato il cavallo probabilmente presso paesi della Turchia centrale, dell'Anatolia. Non si sa esattamente dove siano queste due città di Musri e di Cue, comunque probabilmente della Turchia. Ora, da Salomone in poi, i re cavalcheranno il cavallo. Ora, voi sapete che il succedersi dei re in Israele e in Giuda praticamente è accompagnato da un ritornello che dice che questo re fece quello che è male agli occhi del Signore e quindi il popolo si comportava male. Ci sono soltanto tre eccezioni. Invece Davide rimane, nonostante il suo peccato, però rimane il vero re. Per questo il Messia che si aspetta è un figlio di Davide oppure un nuovo Davide. Quindi appare come la figura re vera. Ecco, quando Gesù sceglie di salire su un asino, praticamente dice: io abolisco il regno dei cavalli, l'era del cavallo, che è l'era in cui i re sono cattivi, e faccio ritornare Israele all'era idilliaca quando c'era Davide, il re secondo il cuore di Dio, nonostante fosse anche lui peccatore, però almeno aveva chiesto perdono. Ecco, questo è il primo elemento. Gesù sale su questo asino, si presenta come il nuovo Davide, non tanto come il re che cavalca e che trionfa, ma come il figlio di Davide o il nuovo Davide, quindi come il Messia. C'è però attorno a questa faccenda dell'asino un secondo elemento. Gesù dice: voi troverete un asino legato sul quale nessuno è mai salito. Un asino legato. Qui c'è un'altra allusione all'Antico Testamento. Alla fine del libro della Genesi, al capitolo 49, Giacobbe benedice i suoi figli. Genesi 49, e avete questa grande benedizione su i diversi figli di Giacobbe, sono 12, quindi sono 12 benedizioni che formano quasi la fine della Genesi. Subito dopo si racconta della morte di Giacobbe e poi i preparativi per la successione. Ora, quando Giacobbe benedice il figlio Giuda che è colui dal quale nasceranno i re, Davide e tutti i successori di Davide sono della tribù di Giuda, Giacobbe prevede
che Giuda sarà la famiglia da cui viene il re, perché in realtà il testo è stato scritto molto dopo Giacobbe, quindi si mette a Giacobbe una predizione, però sapendo che la famiglia reale viene da Giuda, è a posteriori che si diceva. Ora, la benedizione su Giuda è così, versetti 8 e seguenti. Giuda ti lodoranno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, davanti a te si prostreranno i figli del tuo padre. Un giovane leone è Giuda, dalla preda figlio mio sei tornato, si è sdraiato, si è accovacciato come un leone, come una leonessa, chi lo farà rialzare? Ecco qui l'idea della potenza del leone che governa, che fino al re potente. E continua: non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Quindi lì si parla del scettro regale che è messo in mano a Giuda finché non venga colui al quale esso appartiene. Qui è un testo un po' difficile in ebraico, perché il testo ebraico dice letteralmente finché venga Shiloh, che non si sa chi è. Nella tradizione ebraica si è detto che Shiloh era un nome simbolico del Messia. E quindi la lettura che facciamo qui, che abbiamo qui, non legge finché venga Shiloh, ma finché venga Sholo. Quasi la stessa parola, soltanto che c'è Sholoh, colui al quale appartiene, che è come Asher lo, che è a lui. Quindi si legge comunque, è un'idea messianica, cioè deve venire uno al quale appartiene questo scettro, non è Giuda, non è soltanto la famiglia regale, ma è quello degli ultimi tempi. Ecco, finché venga Shiloh, finché venga il Messia, colui al quale appartiene questo scettro e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli, non soltanto della tribù di Israele, della tribù di Giuda o del popolo di Israele, ma tutti i popoli. E poi arriviamo al testo che volevo arrivarci. Egli, quindi questo Messia, lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, lava nel vino le sue vesti e nel sangue dell'uva il suo manto. Qui l'idea è, c'è tanta abbondanza di beni, di vite, di ulivo, di vino, che si può anche utilizzare un ceppo di vigna per legare il suo asino. È chiaro che l'asino non ci avrà avute le foglie, quindi ucciderà la pianta, però ce ne saranno tante, che una in meno non è grave. Ci sarà tanto vino che si potrà persino utilizzarlo per lavare le vesti. Cioè, è l'idea dell'abbondanza del tempo messianico. Allora, quello che è significativo è appunto che l'asino del Messia è legato. Cioè l'asino, il Messia lega e slega il suo asino. Ora, l'asino che Gesù annuncia, che trova nel paese, è legato, e quindi verosimilmente di nuovo è una allusione al Messia. E Gesù aggiunge ancora: se vi dicono perché fate questo, perché lo slegate, dite il Signore ne ha bisogno. Lì c'è una difficoltà ancora nel testo, perché sarebbe l'unico testo questo in cui Gesù si presenta come il Signore. Cioè è diventato un titolo corrente nella Chiesa dopo Pasqua, però Gesù non si autochiama mai il Signore con una S maiuscola che rappresenta praticamente Dio stesso.
Allora ci sono due possibilità. Verosimilmente Gesù dice ai suoi discepoli: dite a quelli che vi chiederanno perché slegate l'anno, il nostro Signore, il nostro Maestro, che è Signore del gruppo, cioè non il Signore Dio, ma quello che è il capo del nostro gruppo, il nostro Signore ci ha detto di slegarlo, ma ve lo riporterà. C'è qualcuno che dice che sarebbe un'altra possibilità, sarebbe di dire che quando si parla del Signore è il padrone dell'asino. Il padrone dell'asino ci ha detto così e lo riporterà subito. In questo caso Gesù, perché comunque è Gesù quello che ha parlato, si presenterebbe come il vero padrone dell'asino. Non del proprietario ufficiale, ma dietro il proprietario ufficiale il vero padrone sarebbe Gesù, in quanto Messia è lui il padrone dell'asino, qualunque sia il proprietario di questo asino. Comunque, indipendentemente da questo, cioè, tutti questi elementi vanno nella direzione di presentare Gesù come il Messia atteso, come il Cristo, colui che Pietro ha confessato a Cesarea di Filippo, nonostante l'ambiguità in cui continua a circolare questo titolo, è ancora qui, questo ingresso messianico è regale oppure non è regale, non si capisce bene, cioè sembra che si acclami finalmente il re, e il re che si aspetta che ci liberi dai romani, che stabilisca un potere politico. Cioè, siamo sempre in piena ambiguità e Gesù non distrugge questa ambiguità, la lascia lì. Tant'è vero che quando Gesù è salito su quell'asino, i suoi discepoli mettono i vestiti sull'asino per fare da sella, in modo che sia come un re che avanza, non si può metterlo semplicemente così sull'asino, bisogna mettere delle decorazioni, dei colori, qualcosa di confortevole. E non soltanto i discepoli, ma anche la gente che si mette ad acclamare Gesù: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Anche la folla acclama Gesù come il nuovo Davide, come il re. Quindi c'è sempre tutta l'ambiguità, questo re, a parte il fatto che è su un asino e quindi che si presenta come un re umile. E poi dobbiamo non dimenticare quel che vi dicevo prima, cioè come un Dio, come un re che è salvato. Questo lo ritroveremo più in là, però non dimenticate questo elemento che vi ho segnalato, perché ritornerà. Qui non è fatto menzione di questo, però sarà importante. Quindi questo ingresso di Gesù è effettivamente un ingresso messianico, con tutta l'ambiguità che troviamo ancora nella figura del Messia. Che Messia è? Certamente l'allusione a Zaccaria, che però non è citato, lo cita Matteo, ma Marco non l'ha citato, però l'allusione a Zaccaria ci fa pensare che questo re non intende trionfare, perché è un re umile che porta la pace, che abolisce l'era del cavallo e che fa regnare la pace a Gerusalemme. Ora, non è tanto il ruolo dei re. I re fanno la guerra sotto il pretesto di fare la pace. Voi sapete, c'è un testo del libro di Samuele che è molto significativo, perché quando si parla della figlia della moglie di Uria, questo episodio drammatico di Davide, il testo comincia in questo modo:
quando venne il tempo in cui i re sono abituati a partire alla guerra, come se fosse l'attività normale di un re. Appena arriva la primavera, ci si alza, si fa la guerra. E poi quando arriva l'autunno, insomma, ci si calma un po' e poi si ricomincia la primavera seguente. Cioè sarebbe il mestiere di re fare la guerra. Invece questo re no, viene per portare la pace. Ecco, questo ci fa entrare a Gerusalemme. Notiamo che Gesù praticamente ha fatto il suo ingresso non a Gerusalemme. Tutto si svolge fuori di Gerusalemme, nella discesa che è dal Monte degli Ulivi e scende nel Cedro, lungo questo pendio che avviene questo. Poi, appena arrivato a Gerusalemme, Gesù non entra neanche a Gerusalemme, entra nel Tempio. È l'unico luogo che interessa a Gesù. Non ha fatto un percorso nella città, a quanto pare, ma è entrato probabilmente dalla Porta Dorata, come la si chiama oggi, questa porta che si vede sul muro orientale di Gerusalemme, è entrato da quella porta ed è entrato sulla spianata del Tempio. Ed è il luogo che lui occupa. Notiamo ancora che appena arrivato sulla spianata del Tempio, Gesù fa uno sguardo panoramico, si guarda tutto attorno e poi riparte, perché si è fatta sera e torna a Betania, forse dei suoi amici Lazzaro, Maria e Marta. Comunque Marco non parla di queste persone. Notiamo appunto questo sguardo panoramico, che non è semplicemente guardare cosa c'è, cioè uno sguardo scrutatore, se posso dire, è uno sguardo che significa un giudizio che Gesù pone su quello che vede e che verrà espresso appena dopo. Questo per l'episodio dell'ingresso di Gesù nel Tempio. Ah sì, ancora una parola. Osanna di per sé è una parola ebraica che vuol dire salvaci. Oshianna, per favore salvaci. Che quella parola che troviamo nel Salmo 118, che per voi è il 117, ti preghiamo Signore dona la salvezza, ti preghiamo Signore dona la vittoria. Cioè il primo, versetto 25, ti preghiamo Signore dona la salvezza, è Oshianna. C'è una sola parola, ci vuole sei parole italiane per tradurlo, perché il ti preghiamo è il na, e poi dona la salvezza, Oshianna. Soltanto che molto verosimilmente già all'epoca di Gesù questo Oshianna aveva preso una dimensione diversa, come un osannare, appunto, come si dice in italiano, cioè proclamare la vittoria, cantare nei lodi di qualcuno. Ha cambiato completamente il significato, non è più Signore salvaci, ma lode a te Signore, alleluia, cioè quasi un equivalente. Comunque abbiamo qui il Salmo 118, che viene citato anche quando si dice benedetto colui che viene nel nome del Signore, che troviamo qui, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, che è la specificazione di chi è colui che viene, benedetto colui che viene nel nome del Signore, costui è, secondo la folla, il figlio di Davide. Quello che porta il regno di Davide, nostro padre. Quindi l'acclamazione regale che è associato a questo Salmo 118.
Ecco, questo per l'ingresso di Gesù nel Tempio. Poi scappa, arriva, passa la notte a Betania. L'indomani abbiamo la prima scena, ed è il trampolino, come lo chiamo, formato di due episodi che concernono il fico, che inquadrano l'episodio della cosiddetta purificazione del Tempio. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Cioè, un episodio davvero strano. È possibile che Gesù sia così sciocco da pensare che quando non c'è la stagione dei fichi si trovino fichi sull'albero. Ed è importante che Marco sottolinei non era il tempo dei fichi. Quindi il fico non c'ha proprio nessuna colpa. Allora che cos'è? Un capriccio di Gesù? Gesù sarebbe forse così uno che fa qualsiasi cosa così senza significato? Cioè, evidentemente non è così che bisogna leggere questo episodio. Non ci si deve lamentare su quel povero fico che non c'aveva niente da riproverarsi. Questo fico è un simbolo che rappresenta qualcos'altro, e l'indicazione che Marco dà non era il tempo dei fichi vuol dire: attenzione, non pensate al fico, ma pensate a quello che il fico significa. Soltanto che non si sa che cosa significa, perché non ci viene detto. Però c'è una piccola allusione qui, in cui viene detto: attenzione, non prendete l'episodio così al primo livello, dovete scavare. Non è per niente che questo episodio trova la sua fine dopo l'episodio centrale della purificazione del Tempio. Quindi per ora rimaniamo qui e leggiamo l'episodio della purificazione del Tempio. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio, e insegnava loro dicendo: non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi mi avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. Ecco, questo episodio è intitolato I venditori cacciati dal Tempio. Sì, più o meno è vero, però è molto più grave di questo. Cioè, quello che Gesù compie qui è un atto molto significativo, anche se dobbiamo dire che probabilmente è stato assolutamente una cosa piccolina. Dal momento che le guardie del Tempio non sono intervenute. Pensate quando Paolo, alla fine degli Atti degli Apostoli, entra nel Tempio con degli sconosciuti, subito c'è l'allarme generale, i soldati che si precipitano per vedere che cosa c'è. Quindi lì c'è stato uno scandalo che fa venire tutta la polizia.
E Gesù fa questo gesto che sembra molto più grave e nessuno si muove. Quindi ha dovuto essere una cosa piuttosto piccolina. L'importante non è nel fatto storico in sé, però nel significato di quello che avviene. Perché Marco ci racconta questa storia? E quello che mette in atto, cioè, ci sono questi cambiavalute, ci sono questi mercanti che stanno lì, o non dobbiamo immaginare qualcosa di drammatico, cioè era ben minore di tanti scandali che avvengono nelle nostre chiese, in cui abbiamo quelli che vendono le cartoline o gli ceri o non lo so, all'interno della chiesa. Lì era tutto nella grande spianata, fuori del tempio, erano necessari per il culto, perché chi veniva a Gerusalemme doveva pagare la tassa. Ora, la tassa del tempio si doveva pagare con una certa moneta, che non era la moneta abituale che circolava in Palestina. E quindi ci volevano i cambiavalute per poter pagare la tassa al tempio. Così come chi veniva a Gerusalemme veniva per farci dei sacrifici, e quindi bisognava comprare gli animali per fare un sacrificio. Quindi stavano lì vicino, non era una cosa catastrofica. Quello che avviene al Santosepolcro oggi è ben peggio di quello che abbiamo qui, insomma, non crediamoci. Però quello che importa in questo episodio è che Gesù vede in tutto quello praticamente la negazione di quello per cui il Tempio è stato fatto. Il Tempio è stato fatto per essere il luogo in cui si incontra Dio, in cui si sta davanti a Lui per ricevere il perdono, ricevere la sua misericordia. Ora questo luogo è diventato una spelonca di ladri, un covo di ladri. Doveva essere il luogo di preghiera per tutte le genti, è diventato il contrario. E quindi Gesù non si accontenta di fare delle pulizie, se posso dire, per ristabilire il Tempio alla sua funzione originale. Praticamente qui Gesù dichiara che il ruolo del Tempio è stato completamente capovolto, e quindi il Tempio non serve più. Ed è quello appunto che manifesta l'episodio successivo. Subito dopo, la mattina, comunque tornerò ancora su questo episodio, la mattina seguente, passando, videro l'albero di fico seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose Gesù: abbiate fede in Dio, in verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Qui ci sono due elementi. Prima la faccenda del fico. Il fico è seccato fin dalle radici. Allora, qui capiamo che il fico è il simbolo del Tempio. Quello che Gesù ha fatto al Tempio è esattamente quello che è avvenuto a quel fico. Quindi si potrebbe dire che Gesù ha maledetto il Tempio e lo ha ridotto a fico secco. Gesù con questo atto ha abolito la struttura Tempio. Ah, era un atto grave quello lì, tanto più che il Tempio era stato voluto da Dio, e Dio aveva dato a Mosè gli ordini per costruire il santuario
che avrebbe dovuto diventare il modello per il Tempio di Salomone e poi il Tempio ricostruito dopo l'esilio. Quello che Gesù ha percepito quando è arrivato al Tempio e che ha fatto il suo sguardo panoramico il primo giorno e ha constatato che quel Tempio dato da Dio per l'incontro del popolo con Dio non serve a questo, e quindi si è fatto un uso cattivo del Tempio, per cui è meglio abolirlo che cercare di raffistolarlo, se posso dire. Così come al momento della riforma del giudaismo dal re Giosia, si era reso conto che il serpente di rame, il serpente di bronzo, che era stato all'origine della salvezza del popolo di Israele nel deserto quando erano morsicati dai serpenti, era diventato oggetto di idolatria. Allora Giosia cosa fece? Lo fece bruciare. Gesù fa praticamente qualcosa di simile col Tempio. Questo Tempio, dono di Dio, che doveva servire alla preghiera, al perdono del popolo, serve a diventare un covo di ladri. Meglio bruciarlo. Allora, lo ha abolito praticamente con il suo gesto. E appunto l'episodio del fico maledetto e seccato è l'episodio che ci fa capire la serietà del gesto che Gesù ha compiuto nel Tempio. E non a caso la spiegazione che Gesù dà sul fico si conclude con l'allusione sulla preghiera e il perdono. Per questo io vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni le vostre colpe. Sono due attività che erano legate al Tempio. La preghiera, ci si andava al Tempio per trovarsi davanti a Dio e pregare, e poi si pregava e si offrivano i sacrifici per ottenere il perdono di Dio. Preghiera e perdono sono slegate adesso dal Tempio. Potete vivere questa realtà in un altro modo, nella fede. Se avete fede, allora quello che voi chiederete vi sarà dato, e il perdono che chiederete sarà ottenuto. Quando Gesù dice tutto quello che chiederete nella preghiera, credete di averlo ricevuto e lo avrete. Non è che se credo che Dio mi darà una Cadillac, allora basta che io dica Signore dammi la Cadillac, mi cade la Cadillac sotto gli occhi. Cioè il legame che viene fatto qui tra preghiera e perdono è molto importante. Cioè è il fondamento, praticamente la cosa più importante della preghiera è di ottenere attraverso questa preghiera la misericordia di Dio. Se noi davvero crediamo alla misericordia di Dio, questa ci viene data, ed è questo tutto quello che chiediamo. Non c'è qualcosa di più importante che di essere rassicurati della misericordia di Dio e della sua bontà che egli ci ha. E questo è l'oggetto del... Ora, questo era quello che avveniva nel Tempio. Gesù dice questo non è più necessario il Tempio, perché il Tempio è diventato qualcosa che è stato falsificato. Un po' come quando Paolo nell'Epistola ai Romani parla del ruolo della legge. Cioè la legge era stato dato da Dio al suo popolo perché possa camminare secondo le sue volontà, però dice Paolo il peccato ha utilizzato la legge per trasformarla e farne uno strumento per comperare la grazia di Dio.
E quindi praticamente Paolo sarà quello che dice questa legge non vale più, perché appunto il peccato l'ha trasformato in un qualcosa che è contro natura. E quindi viene sostituita dalla legge dello spirito, una legge che non è più scritta, però che Dio iscrive nei nostri cuori. Bene, avviene al Tempio e vedremo che questa abolizione del Tempio avrà delle conseguenze nel seguito dell'Evangelo di Marco fino all'episodio della croce. E quindi qui è un annuncio nel tema. Gesù praticamente abolisce la struttura Tempio, non abolisce il giudaismo, ma quella struttura. Si arriva quindi alla sezione seguente, cioè alla parte seguente, che è il centro di questa mezza sezione, il punto C. Allora, al centro del fico, dell'episodio del fico seccato, c'era lo scontro con i mercanti. E adesso avremo il grande scontro di Gesù con le autorità religiose. Uno scontro che avviene in due tempi, però che sono legati perché sono gli stessi interlocutori di Gesù. Il primo episodio è la fine del capitolo 11, arrivano allora i sacerdoti, gli scribi e gli anziani e chiedono a Gesù: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato questa autorità per farle? Gesù disse loro: vi farò una sola domanda, se voi rispondete io vi darò, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini, ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio questo. Cioè, credo che spesso leggiamo questo episodio in modo un po' banale, dicendo: ecco, abbiamo posto una domanda, Gesù, come un buon ebreo, fa un'altra domanda, siccome non hanno risposto, Gesù non risponde. In realtà non è esattamente così. È vero che è quello che avviene, però attraverso la sua controdomanda Gesù di fatto ha risposto. Dunque, le autorità lì sono tutte le autorità religiose, ci sono i capi dei sacerdoti, quindi i sadducei, ci sono gli scribi che sono della famiglia dei farisei e ci sono gli anziani, che è il terzo gruppo con cui è formato il Sinedrio, che sono dei laici importanti del popolo. Quindi sono le tre forze che formano il Sinedrio, praticamente tutta l'autorità religiosa di Israele è radunata contro Gesù in questo episodio per dirgli: con quale autorità fai questo? In realtà loro sanno già con quale autorità fa questo, perché al capitolo 3, se non vado errato, avevano decretato che agiva nel nome di Belzebul. Quindi non c'è mica più bisogno di chiederlo. Cioè, quindi già la domanda è un inganno, perché loro vogliono soltanto avere la prova attraverso la risposta di Gesù che davvero la sua autorità viene da Belzebul. E Gesù si rende ben conto che qualunque sia la risposta che dà, è finito. Perché se dice la mia autorità viene da me, allora dico: beh, proprio
sei squalificato. Se dice viene da Dio, diciamo, ma per chi ti prendi? Chi è che ti ha dato questa autorità da Dio? Dio agisce attraverso le autorità religiose, attraverso il clero, non agisce così. E quindi la domanda è già un inganno in cui Gesù non può uscirne vivo, se posso dire. Ed è per questo che la risposta di Gesù è così splendida, insomma, cioè, non è semplicemente una risposta diplomatica, ma è, direi, la risposta del Signore, una risposta signoriale, se si può dire. Cosa fa? Dice: il battesimo di Giovanni da dove viene? Dagli uomini o da Dio? Con questo Gesù dice praticamente: la mia autorità viene dalla stessa autorità con la quale Giovanni battezzava. Allora, voi dovete esprimervi su Giovanni Battista. Se avete capito chi è Giovanni Battista, capite anche me. Allora, questo mi sembra che è una cosa molto importante anche per noi cristiani del XXI secolo. Cioè, perché Gesù dice qui che non possiamo pronunciarci su Gesù finché non ci siamo pronunciati su Giovanni. E poi Giovanni non è soltanto quell'uomo che vive nel deserto vestito di un mantello di pelo con una cintura di cuoio. Giovanni Battista è la ricapitolazione di tutto l'Antico Testamento, è il concentrato, se posso dire, dell'Antico Testamento, che si precipita verso colui che attende, verso Gesù. E quindi con questa domanda rivolta alle autorità ebraiche, Gesù ci dice a noi: dovete pronunciarvi sull'Antico Testamento, e quando avrete capito l'Antico Testamento capirete anche me. Non si può slacciare Gesù dall'Antico Testamento. Gesù è il sigillo dell'Antico Testamento, se posso dire. Io utilizzo spesso una immagine che mi sembra abbastanza evocatrice. Avete presente un violoncello? Mi piace tanto il violoncello. Il violoncello ha quattro corde. Però se prendo queste quattro corde che le tendo e che faccio si sente niente. Non ha suono, è niente. Ci vuole la cassa di risonanza, che è questa bella cassa del violoncello. Allora a quel momento le corde hanno un suono bellissimo. Ebbene, questa cassa di risonanza è l'Antico Testamento che fa risuonare gli Evangeli, che sono le quattro corde. Cioè non si può leggere il Nuovo Testamento senza questo eco, questa risonanza che si trova nell'Antico Testamento. Sono due elementi che sono talmente congiunti l'uno all'altro che separarli crea l'eresia. E non a caso nella storia della Chiesa c'è sempre stato il pericolo di questa eresia, che è l'eresia del marcionismo, che separava appunto l'Antico Testamento del Nuovo. Diceva: l'Antico Testamento annuncia un Dio giudice, un Dio cattivo, un Dio guerriero, meno male è arrivato Gesù che ci ha parlato di un Dio buono. Ma il Dio di Gesù Cristo non è un altro che quello dell'Antico Testamento. E Gesù ci mostra che c'è uno solo Dio che percorre tutte le pagine della scrittura, dalla creazione fino all'Apocalisse. Ecco, cioè in questo episodio Gesù sottolinea con grande forza la unità della scrittura. Questo è una cosa che probabilmente conoscete, cioè è il principio stesso della lezione divina.
Lezione divina è appunto giocare su questa unità della scrittura e richiamare dei testi dell'Antico Testamento e farli giocare con il Nuovo Testamento e andare su e giù questi testi. Cioè, la lezione divina di per sé è una specie di gioco, però un gioco che è molto bello perché man mano esce il volto di Dio attraverso questa. Ecco. Questo è quello che volevo sottolineare in questo episodio. Allora, i farisei e le autorità religiose rifiutano di rispondere, perché a quel punto sono loro che sono presi nel loro tranello. Perché se dicono che l'autorità di Giovanni viene da Dio, Gesù risponderà loro: allora perché non ci avete creduto? E se dice viene dagli uomini, hanno paura della folla, perché la folla riconosceva in Giovanni Battista un profeta venuto da Dio, e quindi sono loro stessi che si ritrovano preso nel tranello che volevano tendere a Gesù. In questo senso Gesù è davvero un maestro impressionante nel suo modo di comportarsi. Per questo evidentemente si può immaginare che le autorità religiose, in seguito a questo episodio, ritornano rimuginando ancora questi sentimenti micidiali che avevano animato appena prima, quando aveva al versetto 18, lo udirono i capi sacerdoti e cercavano il modo di farlo perire, subito dopo l'ingresso, dopo la cacciata dei venditori nel tempio. Già lì volevano farlo morire. Evidentemente a questo punto ancora di più, veramente quell'uomo è da liquidare, perché quello lì ci smonta tutto. Effettivamente smonta tutto. Però Gesù aggiunge a questo la famosa parabola dei vignaioli, che anche lì è un testo non tanto facile da leggere e che accrescerà ancora la collera delle autorità. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio, costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte di raccolta. E poi erano quello lì, lo maltrattano, lo manda un altro che viene maltrattato, finché gli rimane al proprietario soltanto il figlio amato, dice di loro, di lui avranno rispetto, invece appena lo vedono meditano di ucciderlo e lo uccidono avendolo messo fuori dalla vigna, che vuol dire che lo uccidono e poi mettono il cadavere è messo fuori dalla vigna e quindi sarà mangiato dai rapaci, cioè una cosa odiosa. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Ecco, questa parabola evidentemente ha per funzione di spiegare il rapporto che c'è tra Gesù e le autorità religiose. E lo fa a partire da questa immagine della vigna,
Avete presente il testo di Isaia, il capitolo 5, in cui appunto ritroviamo la stessa immagine. Gesù comincia un po' allo stesso modo. In Isaia 5, voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata, sgombrata di sassi, e vi aveva piantato viti pregiati, e in mezzo vi aveva costruito una torre, e scavato anche un tino, e gli aspettò che producesse uva, e produsse invece acidi acerbi. Qui la storia cambia, l'inizio è uguale, perché anche Gesù parla di questo proprietario che si preoccupa della sua vigna e quando tutto è finito non aspetta che produca uva, ma se ne va e affitta la sua vigna a qualcuno, a dei contadini. E la vigna ha prodotto uva, a diversità del capitolo 5 di Isaia, in cui la vigna ha prodotto uva selvatica, acerbe. Quindi c'è una diversità, però all'inizio la cosa è simile, cioè l'immagine della vigna è l'immagine del popolo di Israele. Il popolo di Israele in Isaia è un popolo malvagio, praticamente, che anziché produrre uva, produce ingiustizia, produce uva acerbe. Invece nella parabola di Gesù l'uva è venuta, il popolo di Israele ha prodotto il suo frutto e sono i contadini che rifiutano di dare al padrone la sua parte. Quindi non è una parabola contro la vigna, è una parabola contro i contadini. Non è una parabola contro Israele, ma contro quelli che governano Israele, che sono i coltivatori, gli agricoltori, i quali hanno malmenato i profeti, che sono quelli che Dio ha mandato nel corso degli anni e dei secoli, con premura e ripetutamente, come dice sempre il profeta Geremia. Un mandato sempre qualcuno e poi voi non li avete ascoltato, alcuni li avete bastonati, alcuni li avete uccisi. Questa è la storia dei profeti e alla fine Dio ha deciso di mandare il figlio amato. Notate, il figlio amato del proprietario della vigna, questo richiama la voce del battesimo e la voce della trasfigurazione. Costui è il mio figlio, l'amato. Ascoltatelo. Quindi, certamente questa immagine della fine, Gesù allude a se stesso. Adesso non si sa se davvero Gesù ha raccontato lui stesso questa parabola, o se è Marco che gliela mette, non è importante, perché questa è la verità che esce dall'evento di Cristo e della sua morte e della sua risurrezione. E quindi questa è una parabola che racconta praticamente la venuta la storia della salvezza attraverso i profeti e Gesù. Notate, di nuovo ritroviamo questa unità dei due testamenti, i profeti che ripercorrono la storia dell'Antico Testamento e questa storia sfocia nella figura del figlio amato, che fa da seguito, da relais, se posso dire, della figura dei profeti. E Gesù conclude la sua parabola con questa parola della scrittura, che si trova ancora nel Salmo 118, per voi il 117, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo,
questo è stato fatto dal Signore, è una meraviglia ai nostri occhi. Cioè la pietra scartata dai costruttori è il figlio. Il figlio che le autorità stanno rigettando, progettano la sua morte. Ebbene, quella pietra che voi rigettate, dice Gesù alle autorità religiose, questa pietra diventerà la pietra d'angolo. Di che cosa? Del nuovo Tempio. Di quel Tempio che è stato appena abolito nell'episodio della la cosiddetta purificazione del Tempio. C'è il Tempio non più fatto da mani d'uomo, ma il Tempio nuovo di cui Gesù è la pietra angolare e noi siamo le pietre vive. Soltanto che poi quando Gesù si rifà alla reazione del padrone della vigna, dice: che cosa farà il padrone della vigna? Metterà a morte questi uomini e darà la vigna ad altri. Allora, la vigna rimane il popolo di Israele, che ha prodotto il suo frutto, che Dio non ha niente da rimproverare al popolo di Israele, rimprovera soltanto le autorità, e quindi il popolo di Israele verrà affidato ad altri. Il problema è di sapere chi sono questi altri. Cioè non è un passaggio da Israele, adesso Dio non si occupa più di Israele, sceglie la Chiesa. Noi non sostituiamo il popolo di Israele, ma forse Gesù sta pensando agli apostoli. Ecco, quel popolo di Israele è affidato forse agli apostoli, che diventeranno i custodi di Israele, ma anche del popolo formato dai pagani. Comunque Israele appartiene sempre al popolo di Dio, qualunque siano quelli ai quali Dio affida questo popolo. Ma probabilmente l'idea è appunto che la Chiesa in un qualche modo è custode anche di Israele, non certamente contro Israele.